Nuovo video, andiamo ad affrontare un argomento molto importante che è quello delle grandezze e delle loro misure. Questo argomento lo trovate sul libro di geometria, ma lo trovate anche sul libro di scienze, perché il problema della misura ha una portata piuttosto ampia. Vediamo innanzitutto cos'è una grandezza. Prendiamo in considerazione ad esempio una mela. Una mela è un oggetto, ha diverse qualità, ad esempio è profumata, è dolce, ha una determinata circonferenza che si può misurare, ha anche una determinata massa, anche questa si può misurare. Ebbene, alcune caratteristiche si possono misurare, altre no. La lunghezza della circonferenza e la massa sono grandezze perché si possono misurare. Le altre caratteristiche, come il profumo o la dolcezza, non sono grandezze. Che cosa vuol dire misurare? Per misurare una grandezza bisogna confrontarla con un'altra grandezza dello stesso tipo, cioè con una grandezza omogenea. La grandezza presa come confronto si chiama unità di misura. Misurare vuol dire verificare quante volte l'unità di misura è contenuta nella grandezza data. La misura è sempre espressa da un numero seguito da un'unità di misura. Facciamo un esempio: supponiamo di avere uno sgabello e di misurarlo con un righello, mettiamo da un decimetro. Dalla figura vedete che la lunghezza dello sgabello contiene due volte il decimetro. Quindi diremo che lo sgabello ha una lunghezza di 2 decimetri. Stiamo ben attenti che non si può dire lo sgabello è lungo 2, si dovrà dire sempre lo sgabello è lungo 2 decimetri. Ovviamente si possono anche usare altre unità di misura, però l'unità di misura ci deve sempre essere. Le misure possono essere fatte in maniera diretta oppure indiretta. In questa immagine si vedono delle persone che vogliono misurare la superficie, potrebbe essere di una stanza, di un appartamento. Nella prima figura, quella a sinistra, le persone che misurano stanno ricoprendo la superficie data con delle mattonelle quadrate. Questa è una misura diretta. Invece, nell'altra figura, stanno misurando larghezza e profondità del pavimento per poi calcolarne sì l'area, ma utilizzando delle formule geometriche. Questa è una misura indiretta. Un altro esempio potrebbe essere quello di un ciclista: vogliamo misurare la sua velocità. In realtà, noi sappiamo che percorrendo 30 km in 2 ore, la sua velocità si può calcolare con la formula velocità uguale spazio fratto tempo. Quindi diremo che ha una velocità di 15 km all'ora, perché 30 km diviso 2 ore ci dà 15 km all'ora. Si tratta anche qua di una misura indiretta, perché quelli che sono stati misurati effettivamente sono lo spazio e il tempo. La velocità invece è stata calcolata. Vediamo cos'è la sensibilità di uno strumento. Qua vediamo due dizionari che vengono misurati con due righelli diversi. Chiamiamo sensibilità di uno strumento la più piccola misura che si può apprezzare con la scala di uno strumento di misura. Nel caso del righello usato da Daniele si leggono solo i centimetri. Invece, nel caso del righello usato da Paola si leggono anche i millimetri. Quindi nel primo caso abbiamo una sensibilità di 1 cm. Dalla figura possiamo dedurre che il dizionario ha una lunghezza tra 2 e 3, cioè più di 2 e meno di 3, forse più vicina a 3 che a 2, ma non possiamo dare una misura più precisa. Invece con l'altro righello, quello a destra, che ha una sensibilità di 1 mm, possiamo dire che il dizionario ha una lunghezza di 2,7 cm. Certamente anche qui non è che possiamo valutare oltre il millimetro, non possiamo trovare il numero di decimi di millimetro, però comunque la misura ottenuta con uno strumento più sensibile è sicuramente più precisa. Vediamo adesso che cos'è il sistema internazionale. Non è sempre esistito.
Nel Medioevo ciascun comune aveva le proprie unità di misura, ma con l'aumentare degli scambi commerciali questo creava una gran confusione perché a Venezia si usava un'unità di misura diversa che a Milano, a Napoli, a Roma, ognuno aveva le proprie unità di misura. Inizialmente le unità di misura erano collegabili a parti del corpo come braccia, piedi. Poi una volta però si capì che bisognava trovare delle unità di misura uguali per tutti, altrimenti non ci si poteva più capire normalmente. In Francia, il 7 aprile 1795, quindi dopo la Rivoluzione francese, si arrivò a pubblicare la tabella ufficiale dei multipli e sottomultipli per quanto concerne i campioni di unità di lunghezza e di massa, e furono anche proprio costruiti fisicamente i campioni. Nel 1875, circa un secolo dopo, i capi di Stato di 17 paesi decisero di fondare un istituto scientifico permanente con sede a Parigi, denominato Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure. Qua questa vignetta vi spiega un po' gli equivoci che nascono quando si utilizzano diverse unità di misura. È presa dal vostro libro Geometria, quindi potete andare a vederla. Nel 1960 l'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure introdusse il Sistema Internazionale, attualmente adottato da tutto il mondo scientifico, anche se nel mondo civile si usano ancora in varie parti del mondo, in paesi ad esempio quelli anglosassoni, unità come braccia, piedi, pollici, libbre, gradi Fahrenheit, però si tratta di un uso interno alla nazione e comunque limitato ad aspetti commerciali e non ad ambito scientifico. Nel tempo le varie unità di misura vengono definite in maniera diversa, sempre più accurata. Ad esempio il metro, se nel 1791 era definito come un decimillesimo della distanza tra polo nord ed equatore, nel 1889 viene costruita una sbarra di una lega di platino e iridio che viene usata come metro campione. Questo fino al 1960, in cui viene nuovamente ridefinito come una lunghezza pari a 1.650.763,73 volte la lunghezza d'onda di una particolare radiazione emessa da un particolare atomo. E infine nel 1983 c'è una nuova definizione come un 300 milionesimo della distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un secondo. Non è esattamente un 300 milionesimo, vedete qua la cifra esatta, tranquilli, non dovete ricordarla. Qui vedete la sbarra di platino e iridio, che fu utilizzata appunto come metro campione dal 1889 al 1960. Sempre a proposito di sistema internazionale, ricordiamo che attualmente sono previste 7 grandezze fondamentali, eccole qua, che sono la lunghezza, la massa, il tempo, la temperatura, l'intensità di corrente, l'intensità luminosa e la quantità di sostanza. Questi sono i simboli per rappresentare la grandezza, la lunghezza si rappresenta con L, la massa con M, queste le unità di misura, il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa, il secondo per il tempo, il grado Kelvin per la temperatura, gli ampere per l'intensità di corrente, la candela per l'intensità luminosa e la mole per la quantità di sostanza. Quest'ultima è una grandezza usata in chimica, in pratica è un multiplo del numero di atomi. Dato che in genere anche in piccole quantità il numero di atomi è un numero enorme, i chimici preferiscono usare le moli per rappresentare la quantità di atomi. E non esiste però uno strumento di misura diretta del numero di moli. Invece esiste lo strumento per la lunghezza, il nastro metrico, la rotella metrica, la bilancia per la massa, il cronometro, l'orologio per il tempo, il termometro per la temperatura, l'amperometro per l'intensità di corrente e il fotometro per la quantità di sostanza. Scusate, il fotometro per l'intensità luminosa, quantità di sostanza, vi dicevo, non ha uno strumento specifico.
E le altre grandezze invece sono tutte derivate da quelle fondamentali. Per esempio la velocità, che è il rapporto tra la lunghezza e il tempo. La formula è velocità uguale spazio diviso tempo, lo spazio è una lunghezza. E se lo spazio si misura in metri, il tempo si misura in secondi, la velocità si misura in metri al secondo. Un altro esempio potrebbe essere l'area di una superficie, che è il prodotto di due lunghezze. Una lunghezza si misura in metri, moltiplicata un'altra lunghezza in metri, si ottiene un'area in metri quadrati. Anche questa è un'unità di misura derivata dal metro. Adesso vediamo quali grandezze ci interessano in particolare in geometria. Sono la lunghezza in metri, l'area in metri quadri, il volume in metri cubi, però anche la massa in chilogrammi e il tempo in secondi. I primi tre sono più frequentemente usati, però anche gli altri due può capitare di trovarli nei problemi di geometria. Area e volume derivano entrambi dalla lunghezza, infatti le loro unità sono metri quadrati e metri cubi, e di tutte queste unità chiaramente sono usate anche multipli e sottomultipli. Adesso li passiamo in rassegna. Allora, cominciamo dalla lunghezza. L'unità base è il metro, abbiamo i sottomultipli e i multipli. I decametri e gli ettometri, come vedete, li abbiamo messi tra parentesi perché non sono più in uso. Per passare da un'unità più grande a un'unità più piccola si deve moltiplicare per 10 il numero che rappresenta la misura. Viceversa, quando si passa da un'unità più piccola a una più grande si deve dividere per 10 il numero che rappresenta la misura. Per esempio 2,8 cm diventa 28 mm, 4,2 metri diventa 0,0042 km. Naturalmente questa moltiplicazione e divisione per 10 va fatta tante volte quanti salti di unità bisogna fare. Se per esempio voglio passare da chilometri a metri, devo fare 3 salti e quindi moltiplicherò il numero non per 10 ma per 1000. Passiamo alle aree. E qua lo schema è molto simile. E come vedete l'unità base è il metro quadro. I multipli e sottomultipli sono gli stessi, però dato che stiamo parlando di aree, i salti vanno di 100 in 100. Ad esempio 300 metri quadrati corrisponde a 30.000 decimetri quadrati, 8 mm quadrati a 0,08 cm quadrati. Questo perché un decimetro quadrato contiene 100 quadratini da un centimetro quadrato, come si può vedere dalla figura. Passiamo al volume. Anche qua abbiamo uno schema analogo dove l'unità base è il metro cubo con relativi sottomultipli e multipli. Qua però i salti sono da 1000. Ad esempio 8 cm cubi diventa 8000 mm cubi. 23 cm cubi diventa 0,023 decimetri cubi. Questo perché un decimetro cubo contiene 1000 cubetti da un centimetro cubo. Vediamo le misure di massa. Allora, la misura base non è il grammo, ma è il chilogrammo. Questo per motivi storici. Inizialmente era stato preso come misura base il grammo, ma poi si è visto che era troppo piccolo in confronto alle altre misure. E quindi si è passati ad utilizzare il chilogrammo come base. Questi sono i suoi multipli, i suoi sottomultipli. Questi sono i milligrammi e quintali che non sono più in uso.
Un chilogrammo viene definito come la massa di un decimetro cubo di acqua distillata a temperatura di 4 gradi centigradi. È necessario specificare la temperatura perché l'acqua a temperature più basse o più alte non ha lo stesso volume. Passiamo alla capacità. Capacità non è diversa dal volume, è la stessa cosa, però esiste un'altra scala di misure che nasce come utilizzo per misurare la capacità dei contenitori, ma che si può usare benissimo anche per indicare il volume. Qua l'unità base è il litro, che corrisponde al decimetro cubo. È importante capire che litro e decimetro cubo è proprio la stessa cosa. Questa è la scala con il litro e i suoi multipli e i suoi sottomultipli. Per mettere a confronto con l'unità di volume avete questo schema. Il litro appunto è il decimetro cubo, quindi di conseguenza il centimetro cubo corrisponde al millilitro e il millimetro cubo al microlitro, il metro cubo al chilolitro. Come mai un salto di 1000? Perché si tratta di misura di volume e quindi bisogna fare riferimento al fatto che anche tra decimetri cubi e metri cubi o tra decimetri cubi e centimetri cubi il salto è da 1000 e quindi lo stesso deve valere per le capacità. Naturalmente qua in mezzo esistono le altre unità come appunto decalitro, lettolitro, ma non fanno parte del sistema internazionale. Quindi nel sistema internazionale non si dirà un decalitro, ma si dirà 10 litri. Esistono anche altri multipli e sottomultipli. Adesso qua ne vediamo alcuni. Eccoli qua. Mettiamo che qua ci sia il grammo. Qua c'è il milligrammo. Gli altri sottomultipli sono il microgrammo, il nanogrammo, e invece i multipli, questo è il chilogrammo che conosciamo, questo è il megagrammo che una volta veniva chiamato tonnellata, poi avremo il gigagrammo, il teragrammo. Come vedete dallo schema, i salti sono sempre di 1000 in 1000, così è stabilito dal sistema internazionale. Se poi avete voglia di vederne altri, perché si va anche oltre i nanogrammi e oltre i teragrammi, questo è il link per vedere gli altri multipli e sottomultipli. Vediamo allora un accenno sulle misure di tempo. Questa è la tabella. Allora, l'unità base è il secondo. I sottomultipli sono il millisecondo, il microsecondo e il nanosecondo, che corrispondono a un millesimo, un milionesimo, un miliardesimo. Qua ho riportato anche alcuni multipli, come il minuto, l'ora, il giorno, l'anno, il secolo. Questi sono i multipli, queste sono le loro unità di misura, che però non sono, cioè sono ancora usati in ambito comune, ma non nel sistema internazionale, e andranno sostituiti con chilosecondi, megasecondi, gigasecondi, terasecondi. Però ancora adesso si usano tantissimo quelli classici come minuti, ore, giorni, anni, eccetera. Vediamo adesso che cos'è l'errore di misura. Tutte le misure sono inevitabilmente soggette ad errore. Non è un errore come quelli che si fanno durante le verifiche. Non è un'azione fatta male, è proprio un qualcosa che non possiamo evitare di fare. L'errore dipende da tre cose: dipende dallo strumento, dipende dall'osservatore, cioè da noi che facciamo la misura, e dalle condizioni ambientali. Questo si può capire soprattutto quando si vanno a misurare grandezze con strumenti molto sensibili. Ad esempio, una bilancia che misuri i decimi di milligrammi è molto sensibile anche soltanto alla stabilità dell'edificio. Una persona che cammina in una stanza accanto può far cambiare il valore della misura. L'errore si può ridurre, però non si può eliminare. Vediamo qua un esempio. Questa è una fotografia che ho fatto
di una misura effettuata con righello. Qua sembra abbastanza precisa, sembra di leggere 2,4 cm. Qui ho fatto un ingrandimento della stessa fotografia e si vede che il righello non è perfettamente allineato. Lo zero non combacia proprio esattamente con l'inizio della linea e anche il termine della linea non è perfettamente sul 2,4. Questo per sottolineare il motivo dell'errore di misura. Certo, se invece di questo righello avessi utilizzato uno strumento con una maggior sensibilità, l'errore si sarebbe ridotto, però non si sarebbe eliminato. Vediamo allora che cosa si può fare. Per avere una misura più vicina possibile a quella reale, con lo strumento che abbiamo a disposizione, dobbiamo ripetere la misura più volte. Una volta che l'abbiamo ripetuta, troveremo misure anche diverse e faremo la media aritmetica. Dopodiché, approssimeremo il risultato all'unità più piccola rilevabile. Facciamo un esempio: pesiamo un oggetto con una bilancia che segna fino ai 100 grammi. La prima misura ci dà 2,39 grammi, la seconda misura ci dà 2,33 e la terza 2,38. Quest'ultima è la cifra dei 100 grammi. La nostra bilancia non è in grado di pesare i milligrammi. Quando noi andiamo a fare la media, troviamo questo risultato, 2,3666. Ma dato che dobbiamo fermarci alla cifra dei 100 grammi, andiamo a guardare la cifra successiva. Questa è la cifra di 100 grammi. Quella dopo è di nuovo un 6, quindi aumentiamo di 1 la cifra di 100 grammi e scriveremo perciò che il valore approssimato è 2,37 grammi. Il 6 è diventato 7 perché gli abbiamo aggiunto un'unità, in quanto questa cifra qui, che è un 6, fa avvicinare di più la nostra misura a 2,37 che non a 2,36. Se volete, potete trovare sul vostro libro un approfondimento su questo discorso. Proveremo però anche ad approfondirlo un attimo qui. Cerchiamo quindi di chiarire. Il risultato della nostra operazione della media era 2,36666. Noi dobbiamo fermarci a questa cifra, quella indicata dalla freccia, i 100 grammi. Quindi andiamo ad osservare la cifra che viene dopo. Se troviamo che questa cifra è da 0 a 4, approssimiamo per difetto, cioè lasciamo 2,36. Se invece questa cifra è da 5 a 9, approssimiamo per eccesso. E quindi aumentiamo di 1 l'unità della cifra a cui dobbiamo fermarci. E quindi in questo caso abbiamo scritto 2,37. Se invece avessimo avuto come risultato della media 2,36333, in questo caso dopo il 6 ho un 3. E quindi avremo approssimato a 2,36. Concludiamo con un accenno sulle operazioni con le misure. Allora, cominciamo con addizione e sottrazione. Queste si possono fare soltanto tra misure omogenee, cioè con la stessa unità di misura. E il risultato continua ad avere la stessa unità di misura. Facciamo qualche esempio: 8 metri più 5 metri fa 13 metri. 60 centimetri più un metro, qui non ho la stessa unità di misura, però posso trasformare una delle due nell'unità di misura dell'altra. Per esempio, qui ho trasformato i 60 centimetri in 0,6 metri e a quel punto ho addizionato un metro e ho trovato 1,6 metri. Invece 32 metri più 3 metri quadrati non si può fare perché le due grandezze hanno proprio unità di misura diversa. La moltiplicazione e la divisione, invece, almeno in teoria, si possono fare sempre.
Dico in teoria perché non sempre esiste una grandezza che abbia quell'unità di misura. Il risultato infatti ha come unità di misura il prodotto, oppure il quoziente se si trattava di una divisione, delle unità che abbiamo moltiplicato oppure diviso. Vediamo qualche esempio. 3 metri per 2 metri, 6 metri quadrati, perché 3 per 2 fa 6, metri per metri, metri quadrati. 10 grammi diviso 5 centimetri cubi uguale 2 grammi al centimetro cubo. 10 diviso 5 fa 2 e l'unità è grammi fratto, cioè diviso, centimetri cubi. Un altro esempio, 24 centimetri quadrati diviso 6 centimetri fa 4 centimetri. 24 diviso 6, 4 centimetri quadrati diviso centimetri, centimetri. Potresti restare perplesso trovando unità di misura strane come centimetri alla quarta o chilogrammi per metro, e in effetti nei problemi di scuola media non le troverai mai, però in fisica esistono costanti fondamentali con stranissime unità di misura. Un esempio abbastanza semplice, il newton, che è l'unità di misura della forza, corrisponde a 1 kg per metri al secondo quadrato. Ora qua troviamo secondi quadrati, che ci può sembrare strano, però è un'unità che invece in fisica ha un suo significato. Quindi sì, possiamo dire che effettivamente, almeno a livello teorico, qualsiasi moltiplicazione o divisione tra misure si può sempre fare. E arrivederci al prossimo video.